Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi siamo qua con un episodio di Kingdom e sto iniziando un po' prima del 20° giorno. Perché? Perché il regno di Falco III, che abbiamo portato avanti questa volta, sembra essere andato nel migliore dei modi sin dall'inizio. Per cui, siccome non ho mai avuto una quantità tale di arcieri, non ho mai avuto una quantità tale di muri, insomma, la situazione è estremamente positiva, devo dire, e di conseguenza ho pensato che mai come adesso potrebbe essere un buon momento per farci un video, anche perché è partita una prima spedizione. Quindi attenzione, io adesso devo far rifocillare il cavallo e andiamo un attimino a vedere al volo. Andiamo a vedere al volo perché secondo me, essendo passato da pochissimo poi la luna rossa, potremmo forse essere di fronte alla prima distruzione di un portale. Che possa andare a buon fine. Io adesso mi rifocillo un'altra volta il cavallo, perché se perdo qua mi butto ufficialmente dalla finestra. Allora, gli uomini stanno andando. E a sto giro, secondo me, potrebbe essere il momento propizio. Intanto ci stanno mettendo una vita infinita a passare, ma è una doppia spedizione, per cui da questa parte sono andati, dall'altra sono già attrezzati, ma non li ho ancora mandati perché voglio vedere come butta di qua. Ma secondo me, forse a sto giro, cioè nel senso, se non ce la facciamo a sto giro, ragazzi, io mi ritiro a vita privata perché veramente comincerebbe a diventare abbastanza ridicola la situazione. Non è che posso passare la vita su Kingdom. Per cui o la va o la spacca, questo lo anticipo, questa partita sarà la mia partita definitiva, persa questa mi ritiro. Per cui spero vivamente che le cose vadano alla grande a sto giro, perché abbiamo tutte le carte in regola per sfondare stavolta, per cui sono molto fiducioso e sono anche prontissimo a fuggire come più veloce del vento non appena dovessi vedere il portale che si incrina. Dai, dai ragazzi, su. Credo in voi. Credo in voi. Se non ce la facciamo a sto giro, non ce la facciamo più. Dai, dai. Io sono tesissimo, come se stessi lì di persona. Poi, giustamente io non dovrei essere qua. Dovrei essere a casa mia ad aspettare che la situazione si rimetta a posto, ma la voglia di vedere cosa succede è troppa, per cui rischio la vita per i miei uomini. Diamogli coraggio. Dai, ragazzi, su. Con ste frecce, su. Fate il miracolo. Fate il miracolo. Ah, è scattata la notte. No, non ho co... Vabbè. Vediamo come butta. Niente, sono partiti. Aiuto. Alla prima spedizione si è rivelata un triste fallimento. Per cui direi di fare un bel fugozzo a casa. Rifocillati, cavallo. Pronti. Abbiamo raboccato di benzina qui. Via. Adesso vedrete un attimino anche come siamo messi, visto che non c'era stata occasione prima. Abbiamo qualcosa come 50 arcieri qua, anche se non stanno raccogliendo una mazza, però per raccogliere soldi. Ah, intanto la monetina che non guasta. Per raccogliere soldi siamo attrezzatissimi da questa parte, perché abbiamo una mega fattoria con casetta incorporata. E ne abbiamo un'altra qua, anch'essa con casetta incorporata, per cui veramente, cioè, io non sono mai stato attrezzato come a sto giro in vita mia a questo gioco, per cui adesso, visto che la prima spedizione è stata un fallimento, ne mandiamo un'altra. Pronti. Questi sono già carichi e pronti. Io direi che essendo il giorno 18, potremmo anche tentare la maialata, ovvero mandarli tutti a combattere. Quasi quasi. Qua c'è gente. No, dove sono i miei uomini? Sono già andati in maniera del tutto autonoma? Bene.
Ho paura di scoprire che cosa potrebbe succedere, ma evidentemente sono già andati. Perché ad acquistarli, li avevo acquistati, gli uomini. Soldi, soldi, sganciate, sganciate che il regno ha bisogno di denaro. Allora. Qua facciamo un altro paio di archi, che tanto ormai ho capito qua come butta. E a questo punto io recluterei pure un par di persone. Se riuscissi a prendermi... Ah, ma loro stanno tornando indietro. Per quale motivo state tornando indietro senza aver attaccato il portale? Vabbè, quantomeno i soldi non ci mancano a sto giro. Ma io non ho più spazio nella borsa. Vabbè, tieni un attimo questi soldi, poi me li passi, eh. Allora. No, qua sono già fatti. Qua sono pure già fatti. Ragazzi, io insisto a dire che se si fallisce oggi è meglio veramente che mi dedico ad altro, tipo Cooking Mama, perché... vabbè, non essere... avere un po' di difficoltà a comprendere il funzionamento del mondo di gioco, ma adesso saranno 3 settimane, 1 mese che giochiamo, cioè perdo ancora, veramente è meglio che cambio gioco perché non avrebbe grande senso. E basta con questi soldi, non c'ho più tasche. Vabbè. Ti prego, non cadere. Niente, non l'abbiamo perso. Potete rientrare tutti? Che sto facendo tremenda fatica. Che poi il bello è che è una partita anche abbastanza scomoda per certi versi. Perché abbiamo ben in vista l'altare, quello per potenziare i muri. Ma quello per potenziare gli arcieri è nascosto dietro a un portale. Per cui non sono ancora riuscito a sapere dove sia. L'unica cosa certa, appunto, è che è dietro un portale. Ma basta con questi soldi. Niente, siamo arrivati al paradosso in cui io non so più come gestire i soldi che mi danno. Puoi tornare dentro per cortesia? Che non mi pare il caso di sta fuori a far fenomeno. Ma dove vi avventurate? Niente, guarda questo, i soldi che ha trovato. Mamma mia, al pelo. Facciamo passare stanotte, che è la notte 19. Porco Giuda. Bene. Pessimo, veramente pessimo. Cioè, ah. Ma cosa stai facendo lì fuori? Ma cosa... Ma se posso sapere... Niente, abbiamo dovuto perdere sta moneta. È finita la notte? Abbiamo finito? Che dite? Ah no, notte 19. Allora dai, su, su. All'attacco. Miei prodi. Andate a fare quello che siete chiamati a fare. Qui rinforziamo un altro muro, così se spende qualche lira, se no è tipo un dramma totale. Io non so più dove mettere i soldi. Cioè, siamo arrivati veramente alla cosa più folle che ci potesse mai essere, ma... Adesso qualche lira me la prendo, giusto per rabboccare i forzieri reali. Allora, qua le spedizioni sarebbero pronte in teoria. E io quasi quasi... No, qua non c'è nessuno, sono tutti andati dall'altra parte. Bravo, vai, vai! Bravissimo! Prendiamo altra gente per il regno. No, ce n'è solo uno. Vabbè. E adesso io mi farei un paio di livelli sull'altare della patria qua. Andate a casa. Il regno ha bisogno di gente. Uno per stanotte e uno per la notte dopo. Ok. Non è che per qualche motivo il portalino è rotto, no, non ci siamo riusciti, vabbè. Ci ho tipo troppo sperato, ma non... Vabbè, facciamo pure un terzo livello, così. Tanto
Tanto soldi a casa ne abbiamo in abbondanza. Soldi a casa ne abbiamo in abbondanza. E questa volta sarà sicuramente l'episodio più lungo di Kingdom che avete visto fino adesso, perché ho intenzione di andare al dunque, quantomeno distruggere un portale. Una volta distrutto il primo, eventualmente avremo avuto successo e di conseguenza io potrò prendermi una meritata pausa, perché secondo me almeno un portale lo facciamo fuori oggi. Bravi. Vai a casa tu. Ma bravi. Poi questa volta ho seguito il consiglio di un po' di tutti voi, poi fondamentalmente, che è stato quello di espandermi poco, soprattutto da questo lato qua. Qui è solamente fin qui praticamente, mentre dall'altra parte ovviamente mi sono allargato fino al punto da poter avere non una ma due fattorie, che mi stanno effettivamente producendo la Madonna. Guardate che roba. Vabbè, non ci sono più, non c'è più spazio nei forzieri reali. Ma poi ma vi pare normale a voi che un re abbia come forziere reale una busta? Perché fondamentalmente quello è un sacco di plastica dove mette il denaro dei suoi sudditi. Però, insomma, magari ci avesse fatto qualcosina di un po' più... Ma questo è il giorno 20, vabbè. Però non è ancora luna rossa. La luna rossa arriverà al termine della nottata, che spero possa essere però anticipato. Ah, ecco, uno è andato. Prepariamone subito un altro. Vediamo un po' se effettivamente sono riuscito a distruggere un portale, perché tanto ce ne accorgiamo nel momento in cui abbiamo l'inferno di fronte alle nostre porte. Mamma mia, ma quanto siete bravi a lavorare, oh. Ma basta, ragazzi, ma che veramente? Raccogliete un po' sti soldi, su. Vediamo un po'. Ho abbastanza paura, lo confesso. No, giorno 20. Non so se si sono immolati per la causa o se effettivamente... Madonna mia, ma ragazzi, su. Niente, sono finiti i soldi. Potete raccogliere? Niente. Mi sta cadendo denaro ovunque. Ma qua non c'è più nessuno, vabbè. Abbiamo più soldi di quanti se ne possano umanamente gestire. Però insomma è una buona cosa, devo dire. Io a questo punto investirei in cose che possano distrarre eventuali nemici che dovessero entrare, ovvero denaro sotto forma di oggetti. Ce l'avranno fatta i nostri uomini? Credo che non lo sapremo mai. Reclutiamo. Ok. Perché teoricamente se al castello mi indica ancora quella sorta di scudo, vuol dire che loro sono vivi. E se sono vivi vuol dire che stanno avanzando. E se stanno avanzando vuol dire che effettivamente qualcosa di buono sta accadendo. Beh, rinforziamo pure questo muro, che non si sa mai. Non si sa assolutamente mai. Niente, qua arriva denaro come se... Ma perché siete ancora qui voi? Non eravate partiti? Io non ci sto capendo granché. Guardate i soldi. Oh. Niente, vabbè. Madonna mia, siamo ridotti in condizioni pietose con sta busta. Niente, vabbè. Soldi che volano dentro ai laghi proprio in maniera becera. Vabbè, oh. Ci facciamo la scorta. Ecco, cerchiamo di
Ecco, così tutti hanno l'imbarazzo della scelta su che lavoro fare. Abbiamo tutto pieno, non era mai successo nella storia che ci fosse questa abbondanza di risorse. Guardate quanti arcieri sono. Vieni, vieni anche te. Vieni anche te che puoi sempre servire. Allora, giorno 20, per cui adesso inizia a diventare un po' pesante. Io direi che se sopravviviamo a stanotte, ma penso di sì, insomma, sarebbe abbastanza ridicolo anche solo immaginare il contrario. Scateniamo subito gli uomini sulla sinistra verso il portalone. Vediamo come butta di qua. Che stanno facendo di qua? La notte come procede? Sta andando particolarmente veloce. Non so se è un buon segno. O i nostri uomini stanno facendo il delirio vicino ai portali, ma la cosa mi inquieta. Che questo 20° giorno sia volato. Cioè, manco uno alle mura, possibile? Vabbè. Sono sinceramente un po' confuso. Devo dire abbastanza. Vabbè, oh ragazzi, via alle armi. Alle armi. Che poi adesso andremo un attimino a esplorare per capire, eh. Visto che il 20° giorno dovrebbe essere abbastanza sciallo. Mamma mia, allora, siccome il 20° giorno dovrebbe essere. Pure di qua è tutto tranquillo, ma com'è possibile che le giornate siano andate avanti con questa tranquillità? Cioè, abbiamo passato una luna rossa senza il minimo problema? Non è normale tutto ciò. Cioè, non che io sia scontento, intendiamoci, però. Io continuo a dare. A investire sulle risorse qua. Beh, ragazzi, andiamo a vedere come butta di qua. A sto punto, un'occhiatina io la vorrei anche dare. Un'occhiatina la andiamo a dare. Allora, facciamoci una rimboccata di cibo prima di tutto. Ah, io ricordo che da ste parti. Beh, tanto andate a casa pure voi che. Ah no, voi siete ancora a caro amico proprio. A sto portale? Donde estás? Ah, è dopo. Mi ricordo che era dopo questo qua che ho usato per potenziare le mura. Allora, qua il portale c'è. Per cui non ci hanno fatto nulla. Però i miei uomini sulla destra potrebbero aver fatto il miracolo a questo punto. Forza, uomini! Vabbè. Sprechiamo sti quattro cosi. Forza, ragazzi! Ma perché poi ce n'è solo uno? Io ho speso l'ira di Dio per. Vabbè. Il cavaliere senza macchia. Vai, cavaliere senza macchia. Ma se tanto c'è lui, ma che ve spostate a fa voi dietro? Cavaliere? L'ho visto veramente male, sto cavaliere. Ah, cavaliere, ma io devo capire perché ne è partito uno solo. Erano due, devono essere due i cavalieri per le spedizioni. È chiaro che uno solo non ce la può fare, no? Maledetti.
Vengo sabotato da errori del gioco perché io non ho il minimo controllo sulla gestione degli uomini, per cui così è, così me la devo far piacere. Ragazzi, basta coi soldi, lavorate un po' di meno, che è il paradosso più totale, stanno lavorando troppo. Sì, vabbè. Poi... La cosa paradossale è che da quest'altro lato invece gli uomini sono letteralmente scomparsi. Io adesso devo andare a vedere che cazzarola di fine hanno fatto, perché... Vai, vai. Reclutiamo gente anche se non abbiamo più posto dove metterla, ma fa tutto brodo. La rimboccata che non si sa mai. Nel caso in cui si dovesse fuggire violentemente, voglio essere carico e pronto. Andate pure voi. Allora, qua, dopo questo qui, c'era il portale. Potenziamo tutto al massimo. Il portale c'è ancora. Ma i miei uomini, ma dove cazzarola stanno? Ma se... Hanno disertato, ma non ha senso. Non ha veramente senso. Dove stanno? Mi si è buggato l'esercito, cioè mi butto dalla finestra. Non ha senso sta cosa. Vabbè, io direi che qua possiamo allargarci quantomeno di uno, perché... Sì, datemi i soldi, su, vabbè. Qua ci sono ancora attivi due scudi, ma gli uomini non ci sono. Perché? Non ha il minimo senso. Ma minimamente proprio. Qua risultano tutte attive le spedizioni. Ma perché? Ma perché? Non ho più gente che sta combattendo su nulla. Cioè, c'è qualcosa di profondamente sbagliato in ciò che sta accadendo. Ma profondamente sbagliato. Cioè, non... Cioè, il gioco ha visto che stavo andando troppo bene e quindi mi ha sabotato. Cioè, non ci stanno altre spiegazioni. Ma credo sia arrivato il momento di espandersi a questo punto. Sì, vabbè, ragazzi. Cioè, ma io, ma dove li metto sti soldi? Su. Sono stato ufficialmente sabotato. E la cosa non ha senso. Il re è stato sabotato, ragazzi. Ah, via i soldi, via i soldi! All'attacco! Beh. Ok, dunque qui siamo rimasti appesi, fa molto piacere, per cui l'unica cosa che riesco a pensare è allargarmi gradualmente fino a rendere giorno 23. Io non riesco a capirci una mazza. Non abbiamo più soldati. Le spedizioni sono state un inspiegabile fallimento e i nostri uomini non sono più tornati.
Se io vado avanti dal portale, perché mo... Scusate, ma qua ci sono altri soldi, tra l'altro. E qua c'è un altro portale, ma porco Giuda! Eh beh, mi pare giusto che ti stanchi appena sorpassato il portale. Aiuto! Vabbè, pigliate sta moneta e vattene, perché tanto qui... No, comunque ragazzi, veramente, cioè se mi si è buggata la partita per cui non va avanti qui, perché boh, perché non si capisce, poi perché non sta andando avanti e non mi si stanno ricreando le armate, io mi ritiro. Che veramente vuol dire che il gioco non deve essere finito da me. Poi non c'è manco un coso per potersi allargare qui. Non c'ha senso, non c'ha senso, non c'ha senso. Non mi fanno fare armate, non mi fanno fare niente. Facciamo un altro muro, che vedevo dire? Tanto ormai qua... Io punto sull'espansione feroce a questo punto... Recludiamo. Continuiamo a reclutare. Io credo che l'unico modo per sperare anche solo lontanamente di sbloccare la situazione sia o riavviare la partita, cosa che probabilmente cercherò di fare a brevissimo, o allargarsi in maniera tale da essere proprio in bocca al nemico. E a quel punto... viene da sé che in qualche modo si riesce a battere. Però insomma non... Mi aspettavo una cosa un po' più chiara da questo punto di vista, ma... Niente, qua le nostre spedizioni risultano tutte attive, per cui non si capisce bene che cosa abbiano fatto i nostri uomini. Probabilmente sono finiti... sono stati assorbiti dal portale e non torneranno mai più. Cazzo, a sto punto non si spiega. Non si spiega, ma proprio neanche lontanamente. Qua non c'è manco una roccia per fare un mezzo avamposto. Giorno 24. Beh ragazzi, io direi che a questo punto, vista la situazione, che potremmo anche chiudere qua, anche perché l'episodio è durato veramente un fottio, per cui niente, io adesso spero che magari riavviando la partita la situazione possa un attimino sbloccarsi. Se così non fosse, ci aspetta una lunga fase di espansione in cui dovremo cercare di distruggere i portali alla vecchia maniera, sempre che sia poi previsto e possibile dal gioco, perché c'è anche questa incognita da considerare, che potrebbe non essere minimamente previsto che i portali vengano distrutti semplicemente dagli arcieri normali. Per cui niente ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima, grazie come sempre per avermi seguito e speriamo appunto che questa sia la volta buona. Alla prossima ragazzi.